Grazie Presidente, grazie per il collega. Io vi vorrei far vedere la presenza della quinta commissione, che proprio da voi è stata presentata una relazione che risale esattamente nel 2023. Se potesse avere la data e il numero del firmatario sarebbe esattamente speculare la situazione. Questo significa che fino ad oggi non si è risolto praticamente niente. Tanti proclami, sempre, quasi sempre in campagna elettorale, ma più con le azioni concrete. Salvo, come ho appena detto, la loro esatta, si deve la pioggia, 50 milioni, 30 milioni, 15 milioni. Purtroppo questi incentivi sono stati solo una mera illusione, come mettere in mano delle carone dei bambini per farli stare zitti. Purtroppo però non si è creata nessuna prospettiva reale, cioè non si è fatto un disegno, si sono presentate delle riforme strutturali, poi ci riempiono tutti la bocca di frasi romantiche, pastoralismo, identità, prodotti di nicchia, però di fatto poi noi non conosciamo veramente, non ci siamo mai venuti a confrontare con un mercato che ormai è normale. Il latte di pecora di capra del mondo rappresenta il 5% del latte, ciò significa che già di per sé stesso un prodotto di nicchia. Qualunque prodotto noi riuscissimo a fare, ci dovremmo veramente inserire in un angolino, in un pezzettino di mercato che sicuramente non è all'attenzione del mondo. Per noi può essere sicuramente qualcosa di importantissimo perché rappresenta un'economia fondamentale per la salute. Però signori, qua bisogna cambiare prospettiva, non bisogna partire dalle campagne, non bisogna accedere, non bisogna partire dal mercato, bisogna ascoltare i mercati. E questa operazione io credo che con l'assessore abbiamo già iniziato a avere dei rapporti, diciamo, trasversali con un'altra realtà, che non sono solo i pastelli, che in questo momento mi assicuro, ascoltiamo puntualmente, però non abbiamo voluto dare il risultato mediatico che potrebbe essere più molto strumentale, così come è successo durante la campagna elettorale, che poi è servito solo a sfociare in situazioni che non hanno a che fare con i nostri pastori, con le della campagna, ma sono solo degli atti di vandalismo e di delinquenza. Quindi con l'assessore abbiamo già instaurato delle strategie, diciamo, di interventi collaterali che non hanno sicuramente un immediato risultato sul prezzo del latte, che non può essere un aumento già di cui vedi un prezzo politico, perché il prezzo politico non esiste, a parte quello, non c'è un problema della legge. Il prezzo del latte deve nascere dalla dignità della materia che poi viene prodotto, cioè dal prodotto finale e dalla capacità di inserirsi nel mercato. Poi ci sono un serie di azioni su altre appunto, operazioni che si possono svolgere nel mondo della campagna, come lo sblocco finalmente di questi fondi che sono bloccati dal 2016, quindi da tempi non sospetti, che non riguardano la nostra giunta, che riguardano purtroppo un'inefficienza che si è venuta a creare all'interno delle agenzie agricole. Non credo per volontà di nessuno, perché ho fatto sembrare un colpo sul punto che in questo momento ha bloccato completamente le relazioni di fondi, che sono fondi legittimi perché questi sono riconosciuti dalla Comunità Europea. La sfida credo che sia per noi e per tutti, e io mi auguro di avere anche la collaborazione della minoranza e di tutti coloro che vogliono intervenire, per una pianificazione che serve però a progredire, non serve semplicemente a lanciare soldi sulle campagne per cambiare la. Per cambiare gli impianti di longitudine piuttosto che per comprarsi un nuovo trattore con aria condizionata. Non è questo il senso che vogliamo dare a queste economie. Grazie.